la cosa incurante così dalla. Se non mettono un cacchio di cazzo in mano, perché la gente qua per cacchio dovrebbe. Sì, dovrebbero un attimino curare meglio la, vedi? Perché qua non so scritto, l'hanno strappato qua. Trebina all'Ada. Sì. Era un massiccio di origine vulcanica. Siamo nella località Morgongiori, Monte Arci, centro Sardegna. Il massiccio che vedete in quadratura è Trebina Longa, questa è Trebina Allada, questa che abbiamo visto adesso, e questa di fronte è Trebina Longa, che dovrebbe essere un po' più alta, è una cima che hanno anche scalato diverse volte. Qui abbiamo un passaggio obbligato, come hanno fatto la scalettina, Trebina Longa. C'è un bel freschettino qua, però si sta per essere a gennaio. Non potevo fare un cancello. Ma questa è molto antiestetica comunque, no, ma hanno fatto una cosa veramente esagerata, poi no, orribile. Poi tra l'altro. Sì, perché gli animali pensano sicuramente che non riescono a fare le scale perché. Sì. Ma gli animali fanno un fosso e vedi. Sì, sì. Uno può entrare in animale. Del cartello no. Questa è Trebina Longa, che è ancora più alta di Trebina Allada che abbiamo appena visto. Siamo in località Monte Arci. Adesso ci avvieremo in questa, per vedere questa bellissima montagna, questo massiccio che è molto conosciuto anche da, è frequentato dagli scalatori. Qui fanno molte arrampicate, vedete. Adesso ci avviamo alla base di questo massiccio. Temperatura buona, circa 16 gradi. Si sta bene, un bel sole. Siamo a gennaio, 5 gennaio 2023. Alla base di Trebina Longa c'è una bella grotta e noi ci stiamo avviando adesso. Andiamo, andiamo. Trebina Longa. Trebina Longa. L'altra è Trebina Allada. Sì. È veramente più bello di quanto immaginassi. Perché proprio, guarda, proprio. Una volta l'ho visto con la nebbia che lo avvolgeva completamente. Era veramente uno spettacolo. Con la nebbia deve essere veramente uno spettacolo fantasy. Però ti perdi la profondità dello scenario. È vero. È vero, perché qua si vede il mare, sì. Quindi, poi da un lato. Non ho provato a scendere attorno per andare dall'altra parte. Si potrebbe anche fare, che non so se abbiamo tempo. Magari un'altra volta ci torniamo. Magari con lo sano anche. L'ha già visto, vabbè. Adattato, certo. Era quella volta che ho portato la mia classe dell'altro corso. Mm.
Sì. Bellissimo veramente. Guardate quest'albero dove è cresciuto proprio laterale fra due rocce spioventi. Bellissimo veramente. Più lo spuntino. Più lo spuntino. Ma che fermo? Io non ti devo più non andare. Vero, che senta? Guarda il zigo. Ma adesso andate la camera. La pietra l'hanno bastonata. Sì, ci sono molti che portano in escursione le persone che hanno messo a vinto un gaza. Però è una cosa che è importante, è avere assolutamente di sapere che tipo di rocce sono, cioè, che data ha la datazione. Quindi c'è del calcare. No, è sì. Basalto questo. Calcare, vabbè. Penso. È una via di mezzo, credo. Siamo dentro la, la caverna di Trebino. Aspetta, no, però allora, qua è chiusa. No, è sì, secondo me è basalto questo. Non è calcare. No, no, calcare è più porosa. Cricca indecente, chi l'ha scritto questo? Saremmo noi. Daniele, l'hai scritto tu. Cricca indecente. Ma calcare non mi sembra, non è più porosa calcare. Boh, non lo so, granito. Sì, beh, queste rocce ci sono anche nella zona del Domus Novas. Non lo so, comunque bisogna chiedere un geologo.